Carissimi cortonesi, è arrivato il momento di riabbracciarsi nel vostro splendido teatro, il Teatro Signorelli, il 29 di novembre con lo spettacolo La vita davanti a sé di Romain Gary. Uno splendido spettacolo di umorismo, commozione e allegria. A presto, vi aspetto numerosi. Siamo molto lieti di questa nuova stagione al Teatro Signorelli, non era assolutamente scontato, sarà una stagione di primissimo piano con tanti grandissimi attori, da Silvio Orlando a Marisa Lorito, ad Alessio Buoni, Rocco Papaleo e molti altri. A ciò viene anche affiancata una nuova esperienza. All'interno degli abbonati della stagione sarà possibile ascoltare anche la nostra orchestra, la Coro Orchestra di Cortona, che presenterà ben due concerti e saranno una novità assoluta perché appunto la musica affiancherà per la prima volta la stagione teatrale. Quindi siamo orgogliosi di questa novità, ma soprattutto contiamo di tornare ad avere il Teatro Signorelli con il pubblico, con l'usuale pubblico e soprattutto il tutto esaurito in entrambi i turni. La sensazione che ho nel riavvicinarmi al teatro è questa. Siccome ho avuto la fortuna di avere piccole esperienze quest'estate, quindi ho già toccato un po' con mano, diciamo, il pubblico, la sensazione del palcoscenico, eccetera, magari all'aperto, contingentati, tutto quello che volete, però la sensazione c'era. E tutte le volte che si finiva lo spettacolo, che si usciva da un Dante, che si usciva da un Alda Merini, che si usciva da un Beethoven, che si usciva da un Molière che facevo, eccetera, è quella che la gente, ovviamente gli appassionati di teatro, non dico tutto il mondo, gli manca come l'aria, manca proprio l'energia, proprio quella tra pubblico e attore, tra palcoscenico e platea. È una sorta di cordone ombelicale che si è creato e che magari queste persone che avevano l'abbonamento, o comunque che andavano a vedere i loro Beniamini o i loro testi principali, nei quali erano più interessati, eccetera, in questi 2 anni di lockdown, perché parliamoci chiaro, si è fermato tutto il febbraio del 2020, quindi sono 2 anni praticamente quasi, ha sentito un'assenza spaventosa. E abbiamo pensato di dedicare insieme a Roberto Aldorasi, che è l'altro co-regista, insieme a Marcello Praier e Francesco Forni, che ha scritto e curato le musiche, una sorta di ballata, che è una vera e propria ballata. Sono due attori, un reading tra me e Marcello Praier, e due cantanti, che è Roberto Aldorasi, oltre che essere regista, e Francesco Forni, che è musicista e scrittore delle musiche. Perché? Abbiamo cercato di partire e parlare dell'intimo di questo essere umano, che si parla sempre di che è stato un grande, che si è suicidato, rimane sempre un po' la parte più, diciamo, tra virgolette, pessimistica di Cesare Pavese. Invece era, sì, certo, era un bambino schivo, era un bambino introverso, tutto quello che vuoi. Ma partiamo proprio da il dialogo che fa con il suo alter ego, con il suo bambino che ha lasciato a Santo Stefano Belbo nelle Langhe, perché lui per tutta la sua esistenza rimarrà sempre in combutta con se stesso. Sì, già dai 7 anni era a Torino, ha studiato, ha fatto l'elementare lì, ha fatto il liceo, ha fatto l'università, i centri universitari, i centri intellettuali, ed è diventato quello che è diventato fino a vincere il premio Strega. Ma avrà sempre l'anima nel non tempo, che è Santo Stefano Belbo, tornerà tutte le estati, avrà sempre questo dialogo. Quindi abbiamo cercato di partire veramente sul fiume, il fiume Belbo, un dialogo con questo altro ragazzino. Che è anche molto severo con se stesso. Ah, tu che hai lasciato la campagna, cosa hai trovato nella città, eccetera, e fanno tutto un excursus, vicende umane di Pavese, spirituali, profondi contrasti, primi anni nelle Langhe, cioè, si ricorda di tutto. Finalmente ci siamo. Il Teatro Signorelli riparte, riparte vorrei dire con grande soddisfazione e anche con un po' d'apprensione, perché logicamente è come ricominciare davvero una cosa di nuovo. Abbiamo avuto questo periodo così un po' triste. Io quando passavo per Piazza Signorelli e vedevo quel portone chiuso, per me era un dispiacere immenso. Finalmente si riapre con quello che a noi piace, cioè abbiamo sempre amato la nostra stagione teatrale, l'abbiamo considerata il nostro fiore all'occhiello e vedere il Teatro Signorelli, il palcoscenico del Teatro Signorelli di nuovo
calcato da degli personaggi, da dei protagonisti di grande livello, di grande spessore. Basta, insomma, ricordare coloro che saranno con noi nella prossima stagione, è un motivo di grande soddisfazione. Cari amici di Cortona, eccomi a salutarvi per preannunciare la nostra venuta con Così parlo bella vista. È uno spettacolo divertentissimo, dovevamo essere da voi prima del lockdown, ma come vedete, alla fine la pandemia ci ha dato una tregua e speriamo che questa tregua sia definitiva. E Così parlo bella vista di Luciano De Crescenzo, tratto sia dalla sceneggiatura del film che io interpretai come protagonista giovane, sia dal romanzo riscritto da me, adattato da me, e che fui gentilmente costretto da Luciano De Crescenzo e da Alessandro Siani a fare questa operazione, e che ho fatto perché ho avuto al mio fianco una prima donna straordinaria come Marisa Laurito e anche Benedetto Casillo, che era il vice sostituto portiere nel film e lo è anche adesso. Quindi un segno di continuità. Grande divertimento, grande gioia e anche grande filosofia, perché Luciano era un grande filosofo. E spero di vedervi in gran numero e che possiate rimanere tutti soddisfatti, e mando anche un ringraziamento alla Fondazione Toscana che ci fa circuitare in queste meravigliose piazze, in queste città più belle del mondo, come è Cortona. Grazie e a presto.